Niente, ancora non ci siamo. Ah, stai riprendendo, perfetto. Mi sembrava un po' troppo. Allora, dico le cose che avevo dimenticato. Vai, vai, parla con loro. Allora, primo, non avremo più bisogno di denaro. Secondo, il corpo diventerà meno denso, diventerà sottile, diventeremo tutti sottili. Terzo, saremo noi, Qigong, Tai Chi, sarà quello il futuro. Quarto, il rinascimento planetario sarà il rinascimento planetario delle arti, come ti avevano detto. Sarà il rinascimento della coscienza. Come dice, io l'ho detto nel 2015, nel 2018 l'ha detto Corey Good, nel 2019 l'ha detto Barbara Marsinia, che è la più grande canalizzatrice del mondo, che canalizza i pleiadiani, hanno detto ci sarà, sta arrivando adesso sulla Terra, un rinascimento della coscienza. Quindi questo può intitolarlo Alberto Cogliani, il rinascimento della coscienza. Noi adesso stiamo per vivere un rinascimento della coscienza in cui faremo un salto evolutivo di 10.000 anni nei prossimi 8 anni. Nel 2029 siamo, questo pianeta è completamente diverso da adesso. Niente guerre, niente malattie, niente dolore, niente vecchiaia. Vivremo su il pianeta Terra, Venere, Marte, Luna e Pax vivremo, e la Terra. Vivremo su 6 pianeti. Potremo andare sulla Luna in un minuto. Non avremo malattie. Non ci sarà negatività tra 9 anni, questo tra 8 anni nel 2029, non tra 1.000 anni, come dicono tutti. E adesso, sta succedendo adesso, sarà, il salto evolutivo si fa adesso ed è velocissimo, perché tutto sta accelerando adesso. Infatti ora si acutizzeranno i problemi, io non sono un venditore di sogni, i problemi ora si acutizzeranno fino al 2025 perché c'è residuo karmico, avevo dimenticato di dirlo, che c'è residuo karmico da giocarsi, che da giocarci dobbiamo giocarcelo adesso, dobbiamo esaurire il residuo karmico. Per questo non possiamo ancora andare per forza in quinta dimensione subito. Qualcuno mi ha detto, ma allora perché non andiamo subito in quinta dimensione? Perché c'è il karma da esaurire di terza dimensione. C'è un karma spaventoso. Chiaro, chiaro. Ci sono 8 miliardi. Per esempio non mangiare carne. La carne che viene mangiata degli animali non va bene, è naturale. Infatti noi niente carne. Ma infatti non si può, con 8 miliardi di persone che mangiano carne e ammazzano gli animali non puoi andare in quinta dimensione. Deve esserci prima una presa di coscienza che c'è già adesso. Quindi noi adesso arriverà un'ondata d'amore, non l'ho mai detto, un'ondata d'amore che sommergerà tutto e sommergerà il pianeta Terra e riempirà di coscienza, di consapevolezza, e allora smetteremo di mangiare carne, smetteremo di farci del male, smetteremo di invidiare, smetteremo tutti i vizi capitali e ritorneremo, ogni uomo ritornerà all'integrità che aveva originariamente. Quindi sta succedendo tutto adesso, tutto va a convergere adesso, perché sono linee temporali. Noi dal futuro, insieme a un gruppo di angeli, insieme a un gruppo di extraterrestri pleiadiani, siamo riusciti a inserire una nuova linea temporale che non c'è mai stata prima, che non c'è mai stata prima, che non è stata presa in considerazione. Per questo tutte le profezie passate sono cancellate, perché siamo riusciti a inserire una nuova linea temporale. Gli extraterrestri cercano di fare questo, di mettere ognuno la propria linea temporale. Infatti gli Anunnaki volevano rimettere una linea temporale di guerra mondiale, non ci sono riusciti. Abbiamo allontanato le linee temporali. Noi dal futuro, chiamati Anshard, in quarta dimensione, dentro al pianeta, il pianeta Terra è abitato dentro al pianeta, sono 7 civilizzazioni umane, più tutte le non umane, più tutte le non terrestri. Le 7 civilizzazioni umane sono i Maya, gli Atlantidei, gli Iperborei, i Lemuriani, gli Anshard, che siamo noi dal futuro di quarta dimensione. Quindi noi dal futuro stiamo facendo in modo, si chiama effetto Mandela, guardatevi tutto sull'effetto Mandela su internet, stiamo facendo di tutto noi dal futuro per fare in modo che rimaniamo nella most optimal timeline, nella migliore ottimale linea temporale, e perché a un certo momento, alcuni anni fa, alcuni del futuro, degli Ashar, dentro il pianeta Terra, hanno visto un effetto Mandela, cioè hanno visto che loro rischiavano di scomparire, perché noi stavamo peggiorando nel nostro comportamento. Quindi sono intervenuti attraverso Corey Good e adesso stanno facendo in modo, e i pleiadiani sono già riusciti a fare, i pleiadiani anche hanno visto nel futuro una tirannia che veniva dal pianeta Terra, allora sono tornati indietro nel tempo e hanno inserito una nuova linea temporale. Quindi per questo i pleiadiani più noi dal futuro, per cui non c'è più il rischio di scomparire, esattamente, che loro scompaiano, che loro non ci siano più, o comunque che le loro società siano negative, perché i pleiadiani hanno visto il pericolo, gli Anshar hanno visto il pericolo, si sono uniti, sono venuti qui, hanno insieme a un gruppo di angeli hanno allontanato tutte le linee negative temporali e hanno inserito la loro linea temporale. Gli extraterrestri non fanno guerre come noi, loro fanno guerre di linee temporali. Chi vince riesce, è quello che riesce a mettere la sua linea temporale. E sono, hanno vinto i pleiadiani, gli esseri di luce, i positivi, gli extraterrestri positivi. I positivi sono i pleiadiani, siriani, arturiani, andromedani. Ce l'hanno fatta, hanno inserito la loro linea temporale e quindi adesso il pianeta Terra andrà non solo
non finisce male. È impossibile una guerra nucleare. È impossibile sul pianeta Terra in questo momento, da adesso, da alcuni anni, da un paio di anni, una guerra nucleare. Impossibile. È impossibile la distruzione del pianeta. Scusa, l'anticristo esiste o no? Non esiste. Ci sono delle forze che vogliono semplicemente bloccare l'evoluzione planetaria. Non vogliono che ci sia, perché gli Anunnaki, ci sono degli extraterrestri che hanno fatto delle guerre, hanno vinto il pianeta Terra miliardi, 300.000 anni fa, hanno conquistato il pianeta Terra e da allora lo dominano e vogliono, e adesso hanno finito, devono lasciare il pianeta, dovranno le forze, quelle che tu chiami le forze anticristiche, dovranno lasciare il pianeta, gli Anunnaki, l'artificienza artificiale negativa, i grigi, i rettiliani e gli arconti, che sono entità astrali negative, dovranno lasciare il pianeta. Il pianeta adesso sta alzando di vibrazione talmente alto, si sta alzando, che tutte queste società, tutte queste entità negative dovranno lasciare il pianeta per forza. Quindi il futuro della Terra adesso è scritto, come ha detto Monique Mathieu, il giorno che l'ho detto io, il 29 luglio, io dissi abbiamo cambiato linea temporale, siamo in linea temporale vincente, dove andiamo in quinta dimensione e riusciamo a raggiungere il paradiso in Terra. Lo stesso pomeriggio Monique Mathieu ha detto il piano è stato ristabilito, non può più essere cambiato, la linea temporale è stata sfocia nell'ascensione del pianeta, l'umanità è salva. Lo stesso giorno che l'ho detto io, il 29 luglio 2020. Al gennaio io dissi ci sarà un cambiamento totale, ci sarà l'annientamento delle forze negative, ci sarà un intervento diretto extraterrestre e la Terra sarà un paradiso. Lo stesso pomeriggio Monique Mathieu, quindi vuol dire che io sto canalizzando l'entità di Monique Mathieu. Perché lei ha detto esattamente le stesse cose, parola per parola, quando l'ho detto io. Grazie. Allora, c'è tutta questa informazione sull'apocalissa o tipo apocalissa? Non può esserci apocalissa. Esempio, tre giorni di buio o arriva adesso chissà che cosa. Io vorrei, no, in modo molto determinato, capire se queste cose esistono o proprio sono state cancellate. Fermare assolutamente. Sono state allontanate. Queste, allora, come ho detto prima, tutte le linee. No, perché nei giorni scorsi c'è stato un blocco di Schumann, della frequenza di Schumann. Sì, sì, sì. E qualcuno ha detto, ma forse sono i tre giorni di buio. No, no, no. Perché, come mai secondo te ci sono stati questi quattro giorni? La frequenza di Schumann che è andata a zero e poi è ritornata su, non c'entra niente. Non c'entra niente. È una cosa tecnica, allora, basta. È una questione di linee temporali, ognuno cerca di mettere la sua linea temporale. E l'Apocalisse era una linea temporale. Questa linea temporale dove c'è l'Apocalisse è stata allontanata dai Pleiadiani, okay, dagli Anshar, da noi dal futuro. Quindi è tutta una questione, non esiste il pianeta Terra. Non esiste un pianeta Terra oggettivo, non esistono i vostri corpi, non esiste il pianeta Terra. Esistono delle griglie elettromagnetiche che manifestano, proiettano delle linee temporali. Ok, giusto. Queste linee temporali noi siamo riusciti a allontanare quelle di cui parli tu. Ok. Cos'è lo Stargate? Lo Stargate, lo Stargate sono, allora, io non credevo ai Stargate, adesso ci credo. Gli Stargate sono dei passaggi spazio-temporali. Io vi ho detto Age Regression, Stargate, Time Travel and Anti-Gravity. Stargate sono dei passaggi spazio-temporali dove tu non devi, non c'è neanche il wormhole, sei al di là del wormhole. Non c'è neanche il wormhole nel passaggio di Einstein, cioè non c'è nemmeno un canale attraverso. Tu devi andare, tu semplicemente digiti dove vuoi andare con lo Stargate e appari nel punto dell'universo dove volevi andare, devi solo digitare il punto dove volevi andare. Tutto bene? Quindi tu devi solo digitare il punto dove devi andare e andrai lì e sarai lì, senza fare niente, senza fare nessun wormhole, nessun passaggio, niente. Grazie. Perfetto.